Del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro le lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mestata moglie senza mai figli senza più doglie si prese la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito.